Botta e risposta prolungato in consiglio regionale sull'inchiesta Keu. Al termine, approvata risoluzione del PD, mentre il presidente Giani a inizio seduta aveva annunciato l'intenzione di abrogare l'emendamento sugli impianti di depurazione più leggeri. La regione, peraltro, si costituirà parte offesa nell'indagine. Prima non prenderle. Il presidente Eugenio Giani, presentandosi all'aula per la comunicazione sull'inchiesta Keu, ha adottato sin da subito uno degli schemi più noti in campo sportivo. Così ha annunciato l'intenzione di abrogare l'emendamento alla legge sulle scariche industriali che avrebbe favorito, secondo l'accusa, alcune concerie coinvolte nell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta in Toscana, consentendo l'utilizzo di impianti di depurazione più leggeri. Per la verità, ha sottolineato il governatore, è emerso che l'emendamento che semplificava le procedure per gli scarichi del depuratore non è mai stato applicato perché i nostri uffici hanno ritenuto prevalente la legge nazionale. Quindi si prende atto che è un emendamento inutile e lo cancelliamo. Giani ha quindi annunciato che la regione si costituirà parte offesa nell'indagine. Da lì è partito il dibattito, che come da previsione ha gravitato attorno alle azioni dello stesso presidente, soprattutto negli interventi delle opposizioni. Ma indubbiamente è stato un dibattito costruttivo, un dibattito in cui sono emerse posizioni politiche, si è approfondito gli aspetti. Come giunta abbiamo risposto con una mia relazione più generale, una più specifica di Monia Monni, su tutto quello che è stato il comportamento e l'agire degli uffici in questi ultimi tempi, con tutta una sequela di atti che dimostrano come indubbiamente vi sia stato un atteggiamento di rigore, di correttezza. Personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la Regione Toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia, accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti e dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, sovraintese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale. Visto che non ha prodotto effetti in un anno, tanto vale approvarlo e lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta. Per quanto riguarda le fila della maggioranza, a prendere la parola è stato il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli, che tra le altre cose ha sottolineato l'importanza di non esagerare con la speculazione politica. Un'opinione condivisa anche da Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha evidenziato come la politica e i partiti devono essere più forti, soprattutto i partiti devono riassumere il ruolo da cui negli ultimi anni hanno abdicato, a partire dalla selezione delle competenze. Oggi abbiamo ascoltato due comunicazioni dell'assessore Monni e del presidente Giani che hanno dato un quadro chiaro di quello che la Regione Toscana ha fatto negli anni che ci stanno alle spalle e quello che vorrà fare in futuro. Sia dal punto di vista dell'impegno per contrastare l'illegalità, la criminalità e tutte le azioni degenerative che si annidano anche in Toscana, perché ovviamente il malaffare viene richiamato nelle situazioni in cui c'è ricchezza e magari l'economia gira. E dalla comunicazione dell'assessore Monni abbiamo invece avuto una ricostruzione attenta di quello che è stato l'impegno della Regione Toscana per quanto riguarda il suo intervento nel distretto conciario, per quanto riguarda la sostenibilità del medesimo e per quanto riguarda le attività che la Regione doveva svolgere.
E da lì abbiamo potuto apprendere, perché questa comunicazione, che da molti è stata valutata come tecnica, ha anche invece un alto valore politico, perché ci fa comprendere come la Regione abbia svolto il suo ruolo con i suoi dipendenti, anche con i suoi amministratori che hanno supportato e indirizzato i dipendenti. La Regione ha regolato, la Regione ha controllato, la Regione ha diffidato. Intanto una presa di posizione forte da parte nostra, di solidarietà alle persone ovviamente indagate, alle loro famiglie, massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario, questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale. Bene che la Toscana si sia definita parte offesa, a mio avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale, semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno, perché non ha aiutato nessuno. E quindi bene, come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni del fatto di eliminare un emendamento, se anche questo può destare un semplice dubbio all'interpretazione, diciamo, di una norma, perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale, i funzionari dell'ARPAT sono funzionari di altissimo valore che hanno sempre tenuto alta l'asticella dell'attenzione ambientale, quindi si ripresenterà nei prossimi anni l'opportunità di fare scelte importanti, questioni economiche, questioni di salute, è una dicotomia che viaggerà per tanti anni insieme, ma soprattutto servirà una politica in grado di fare scelte con qualità, competenza, con forza e con un ruolo nuovo. Parole che non hanno trovato conferme tra i banchi dell'opposizione. Garantista sul fronte dell'inchiesta, ma severa sulle azioni politiche. A partire da Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia. Occorre che la politica, se vuole riacquisire credibilità, debba fugare ogni sorta di dubbio. Voglio pensare che non ci sia alcun punto di contatto tra la politica e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Ma bisogna dire che così non fosse, un minuto dopo questa giunta regionale dovrebbe cadere, ha affermato Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Alla politica chiediamo di essere chiara, forte, senza la minima sbavatura, ha sottolineato Elisa Montemagni della Lega, che poi ha definito tardive le comunicazioni di Gianni. Tematiche sostenute anche da Marco Stella di Forza Italia. Il garantismo è l'unica scelta possibile. Mi spiace aver sentito pronunciare noi e voi. In questa aula oggi dovevamo solo parlare di comunità toscana. Ha detto semplicemente che questa inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sviluppato due differenti discussioni. La prima riguarda le presunte infiltrazioni mafiose in Toscana. Intanto oggi l'Aula ha riconosciuto, tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in Toscana, la mafia esiste in Toscana e si fa sentire, e questo è già un primo traguardo, visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia. Quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto. Riguarda, questa è la prima parte, la prima discussione, riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini, perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, condannando a morte di fatto 3 generazioni minimo di cittadini toscani. La seconda invece discussione è una discussione tutta politica e non può il Presidente Gianni, non può la maggioranza trincerarsi dietro la magistratura deve fare il suo corso, perché la seconda discussione, che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica, è una discussione tutta politica e deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale, che è l'assemblea che rappresenta tutti i cittadini della Toscana. Cioè noi vogliamo sapere se in Toscana esistono dei centri di potere, che siano i conciatori di Santa Croce o che siano chi vogliono, ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini
chi fa l'assessore, chi fa il dirigente in Regione Toscana, che scrivono leggi che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro, che vengono votate in maniera anche poco trasparente. Questo lo vogliamo sapere dalla politica, non dalla magistratura. Le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche. Invece quelle politiche era quelle che secondo noi il presidente Gianni doveva dare in questo momento. Perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni e dalle fonti di stampa appare essere drammatico per il modo in cui la maggioranza che attualmente è al governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio, le aziende, le imprese e quant'altro. È gravissimo perché apre, dal punto di vista istituzionale, una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto delle attenzioni delle mafie. E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla Regione Toscana in questi anni e di cui anche il presidente Gianni ha parlato, di fatto allora sono state inutili e che i dossier che vengono fatti, in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana, non vengono ascoltati o forse presi sul serio. E questa è forse la cosa più grave. Noi non riusciamo a dare garanzie ai cittadini per quello che succede. E se davvero dovesse emergere, cosa che mi auguro non accada mai, che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata, allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere. Gianni è venuto in aula perché noi abbiamo richiesto la comunicazione con ben 15 domande. Alla metà lui di fatto non ha assolutamente risposto e nelle altre si è limitata a risposte molto blande. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso, soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire, deve essere chiaro in aula, perché portare chiarezza all'aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva a 2 settimane, da quando siamo stati resi edotti purtroppo di questa inchiesta a livello regionale, 2 settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile, perché leggiamo giornalmente e vediamo sulle TV tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da risolvere, da essere risolta. Sappiamo che ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare il Presidente con il suo capo di gabinetto. Lui dice che ha avviato una procedura, ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento, basta semplicemente rimuovergli l'incarico e fargli cessare di fatto il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario, perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale, invece, dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire. Però c'è necessità di agire velocemente, altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. Come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti. Non è perché cambia il colore politico di un indagato, perché cambia il nome, cambia la nostra idea. La coerenza è quella che ci appartiene e ci apparterrà fino in fondo. Per questo motivo, anche oggi in aula, abbiamo ribadito alcuni concetti. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario. Il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo, primo proponente, Forza Italia, firmato da tutti i colleghi di centrodestra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale, noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo,
con la tutela da un lato di un territorio importante, di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio, che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL toscano, 6.000 addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce, sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi. E se c'è qualcuno che ha sbagliato, quel qualcuno deve essere allontanato, ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare, noi dobbiamo sostenere quel distretto. Dall'altro, capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana sono state, a detta così, dell'inchiesta, inquinate da infiltrazioni mafiose. Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso, che è oggetto di una parte dell'inchiesta, e proprio perché una parte dell'inchiesta è oggetto anche i lavori dell'Aula, all'interno dell'Aula noi abbiamo ribadito i nostri concetti, la verità processuale sarà quella che arriverà nelle aule di tribunale, la verità politica invece è che quell'emendamento per noi deve essere assolutamente tolto. Quando arriverà in aula voteremo a favore dell'eliminazione di quell'emendamento che è parte di oggetto dell'inchiesta della magistratura. Il lungo dibattito sull'inchiesta Cheu si è chiuso con l'approvazione della proposta di risoluzione presentata dal gruppo PD, che impegna la Giunta a proseguire con la massima celerità con tutte le azioni necessarie a verificare se dagli ipotizzati comportamenti malavitosi sia conseguita una contaminazione dei terreni e delle acque in tutti i territori potenzialmente interessati, a sostenere le misure e le azioni volte a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente, dando seguito in particolare al lavoro già avviato con i tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare, mantenendo la commissione consiliare competente costantemente informata. Respinti invece vari atti presentati dall'opposizione, ad eccezione di due ordini del giorno del Movimento 5 Stelle.